Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento di BG for SDGs, che sono i nostri incontri dedicati agli obiettivi dell'ONU. Oggi siamo con il professor Massimiliano Bucchi, che saluto subito e a cui do il benvenuto. Grazie per l'invito. Allora, Massimiliano Bucchi, lo conoscete, professore di Scienze e Tecnologia all'Università di Trento, grandissimo esperto di comunicazione della scienza in particolare. Visiting professor di diverse università in giro per il mondo, contributo, lo ricordiamo con piacere, di Super Quark con Piero Angela, che proprio in questo periodo va in onda, è un saggista molto noto soprattutto per il pollo di Newton, che è stato tradotto in diverse lingue, e anche, ricordo tra i tanti suoi saggi, Come vincere un Nobel, edito da Einaudi, un libro che gli è valso anche un invito alla cerimonia di consegna dei premi Nobel, un'esperienza credo indimenticabile, Massimiliano. E anche di recente giallista con Giocare a dadi col mondo, un'indagine di Albert Einstein a Stoccolma, edito per Bompiano. Insomma, quindi Massimiliano si è cimentato anche in questo che è un nuovo filone proprio del giallo, laddove la storia, diciamo, del poliziesco tradizionale classico si intreccia più con i temi scientifici e soprattutto con la cultura scientifica. Allora, Massimiliano, io inizierei come sempre a parlare degli obiettivi dell'ONU, che ormai abbiamo imparato sono 17, sono per forza di cose talvolta anche molto ampi, generalisti, perché devono individuare dei grandi obiettivi da raggiungere a livello sociale, culturale ed economico, come quello per la lotta alla fame o la sostenibilità. Ma quello che volevo affrontare con te è il tema della scienza, in particolare, visto che tu sei un grande esperto di queste tematiche come sociologo della scienza, perché la scienza potremmo dire che è un po' il convitato di pietra dei nostri obiettivi dell'ONU. Non viene mai citato, ma in realtà è talmente trasversale che li comprende tutti quanti. Partirei da questo: la scienza come elemento non citato, ma fondamentale degli SDGs dell'ONU. Sì, la scienza non è citata esplicitamente, però implicitamente è chiaro che è un elemento indispensabile per affrontare quasi tutti gli obiettivi. Penso al terzo, salute e benessere, all'istruzione di qualità. Comunque, diciamo, se non si produce nuova conoscenza, non si può fare istruzione di qualità, l'energia pulita e accessibile, l'innovazione, le infrastrutture, la vita sott'acqua e sulla terra, la lotta al cambiamento climatico. La scienza è sicuramente implicata in tutte o quasi tutte queste sfide. Poi ci sono degli obiettivi, lo hai già citato, il numero 9 in particolare, industria, innovazione e infrastrutture, dove la scienza magari ritorna anche come elemento più strutturale proprio, perché chiaramente quando parliamo di trasformazione dell'industria, innovazione e infrastrutturazione del territorio, non solo digitale, ma lo vediamo sempre di più anche proprio dal punto di vista fisico, chiaramente la scienza dà un contributo sempre più importante. Insomma, quando parliamo di trasformazione dell'industria, parliamo anche di tematiche che abbiamo sotto gli occhi di tutti, come la sostenibilità, come l'economia circolare. Quindi anche da questo punto di vista, poi Massimiliano, la scienza spesso viene percepita dall'opinione pubblica come un elemento abbastanza, diciamo, lontano, distante dalla nostra vita. In realtà, sempre di più potremmo dire, ma questo è vero già dalla fine dell'Ottocento, è stata una delle grandi trasformazioni del Novecento, sempre di più la scienza entra nella nostra vita quotidiana. Ma in realtà, diciamo, fin dalla nascita della scienza moderna, pensiamo a figure come quella di Galileo, che no, poteva essere raffinatissimo pensatore, ma al tempo stesso quello che in inglese si direbbe un craftsman, cioè che era in grado di costruire e perfezionare i propri strumenti. Aveva avuto una formazione artistica molto tecnica, maestro del chiaroscuro. Quindi, come hai ricordato tu, insomma, grandi scienziati dell'Ottocento, tra 800 e 900, Faraday, Maxwell, Edison, Marconi, il nostro Fleming, Marconi, certo. Fleming. In realtà, diciamo, è un mito epistemologico quello della scienza.
astratta che si è creato in un certo periodo storico fondamentalmente, diciamo, con il modello della matematica e della fisica, ma in realtà, diciamo, la storia della matematica e della fisica sono intrise di esempi, di applicazioni, quindi io credo che tu abbia ragione, cioè la scienza è sempre entrata in modo molto concreto e anzi la scienza moderna nasce proprio tra l'altro da questa congiunzione tra sapere materiale e sapere intellettuale, che prima era disgiunta, no? Perché filosofi come Aristotele, che pure ragionavano di biologia e di fisica, mai avrebbero pensato di fare un esperimento, e men che meno con le proprie mani, no? Mentre, ripeto, in particolare poi gli scienziati italiani, no? Se noi pensiamo Galileo, Marconi, Fermi, hanno sempre avuto questo elemento di manualità spiccata. Galileo frequentava i pretissimi artefici dell'arsenale di Venezia, no? Come ci documentano i suoi biografi. Quindi speriamo che nel perseguire questi obiettivi si riscopra e si rivalorizzi anche un ruolo di scienza molto, molto pragmatica anche. Beh, è molto interessante quello che racconti perché probabilmente fa parte anche della complessità della nostra cultura italiana. Quindi Enrico Fermi, come ricordavi, per esempio, era un grande fisico teorico e allo stesso tempo un grandissimo fisico che riusciva poi ad applicare la sua scienza. Peraltro la sua partecipazione al progetto Manhattan ne è stata una dimostrazione. Quindi forse anche questo incrocio tra cultura, se potremmo dire anche artigianale, legata anche al saper fare, anche artistico, no? E la cultura scientifica ha permesso anche poi di raggiungere degli obiettivi più rilevanti e forse dovremmo anche riscoprire questo legame, questa liaison che permette di utilizzare tutti gli strumenti. Senti, se è vero che la scienza, in realtà, come ci hai detto, ci ha raccontato, ha sempre fatto parte della nostra vita, è anche vero che gli scienziati spesso vivevano in una comunità separata, mentre negli ultimi anni, negli ultimi tempi, chiaramente è sempre una generalizzazione il fatto di enucleare un fenomeno, collegandolo con degli anni in particolare, però potremmo dire che gli scienziati sempre di più stanno entrando nelle decisioni pubbliche, lo abbiamo visto anche durante il Covid, quindi anche questo potrebbe essere un elemento da riscoprire all'interno degli obiettivi dell'ONU, il fatto di far partecipare sempre di più e sempre, potremmo dire, più in prima linea gli scienziati a quelli che sono gli indirizzi, è chiaro che poi la decisione spesso è politica, giustamente. Sì, certo, abbiamo visto in questi 2 anni in particolare di pandemia una centralità che forse non si era mai vista o almeno non era stata così manifesta, no, degli scienziati, sia nella decisione politica che nella comunicazione delle ragioni di queste decisioni. Questo naturalmente può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che da un lato, diciamo, può aiutare i cittadini a comprendere meglio il valore e l'importanza del contributo degli esperti, dall'altro lato può esporre gli esperti al rischio di caricarsi di responsabilità che sono in realtà poi proprie della politica e delle istituzioni. E questo, a maggior ragione, diciamo, avviene in momenti di crisi come quello che abbiamo vissuto, ma anche in contesti dove magari la politica e le istituzioni, e questo potrebbe essere anche lo specifico dell'Italia, sono, diciamo, più fragili che altrove, ma in generale direi che questo è una tendenza che purtroppo vediamo un po' ovunque, no? Negli ultimi, e che abbiamo visto in tutti i paesi nel corso della pandemia. In effetti poi dobbiamo ricordare che è giusto che a un certo punto la politica, come anche diciamo intesa come insieme di persone che rappresentano l'opinione pubblica, che sono state votate per prendere una decisione,
però ci deve essere questa piattaforma di informazione date dagli esperti, evidentemente. Insomma, è un dibattito che abbiamo vissuto moltissimo in questi anni, andrebbe applicato in realtà a tutte le decisioni più rilevanti. Pensiamo soltanto al tema della sostenibilità, dell'economia circolare, del green e della decarbonizzazione. Evidentemente sono tutti aspetti che hanno una forte base scientifica, insomma, che deve dirigere in qualche maniera la decisione. Senti, Massimiliano, c'è un altro tema di cui tu sei un grandissimo esperto, il tema della comunicazione della scienza. In Italia spesso cadiamo nel cliché dell'antiscienza, diciamo che le persone non sono pronte a comprendere le tematiche scientifiche, anzi ci sarebbe un'opposizione. Ci vuoi aiutare invece a capire cosa ci dicono i dati? Perché i dati che anche tu contribuisci a raccogliere in realtà ci dicono che gli italiani sono molto attenti alle tematiche scientifiche, comunque ascoltano gli esperti. Sì, tutti i dati ci dicono che il luogo comune che vuole gli italiani privi di fiducia nella scienza, negli scienziati, molto diffidenti, è un luogo comune senza fondamento. E i livelli di fiducia sono molto elevati, come più che in altri paesi. L'Osservatorio Scienza e Società a maggio dell'anno scorso poteva predire quasi al centesimo di punto percentuale il tasso di vaccinazioni che avevamo stimato all'85%, che è stato poi, come sappiamo, uno dei più elevati. Quindi è purtroppo un pregiudizio radicato e più grave ancora è che venga usato poi per mal pianificare la comunicazione, nel senso che se, è chiaro che se tu hai un'immagine stereotipata o irrealistica delle audience di riferimento, mentre peraltro, voglio dire, il successo ormai quarantennale di programmi come Super Quark, no? Quark e Super Quark, che risulta regolarmente il programma più visto in prima serata, ci confermano il successo dei Festival della Scienza. Insomma, è chiaro che poi si rischia di fare una comunicazione paternalistica, un po' da pacche sulla spalla, trattando i cittadini sì, appunto, con sufficienza e con diffidenza. E questo è molto pericoloso perché poi questo sì davvero rischia, no, di alimentare sfiducia, magari non negli scienziati, ma nelle istituzioni. Quindi credo che sia importante guardare i dati dell'Eurobarometro, dell'Osservatorio, per vedere che c'è attenzione e disponibilità ad ascoltare su questi temi gli scienziati. Naturalmente bisogna farlo bene, bisogna farlo bene. Abbiamo visto purtroppo degli spot anche sulla TV di Stato che battevano solo il tasto dell'emotività, no? Vaccinati perché così potrai riabbracciare tua nonna, ma questo non è. Non è una spiegazione di come funzionano i vaccini e di perché sia opportuno vaccinarsi, mentre in altri paesi ci sono stati invece esempi di capacità di dare spiegazioni tecniche, di spiegare aspetti tecnici con linguaggio, con strumenti e con strumenti appropriati anche in modo semplice, come del resto appunto. Super Quark, che anche tu citato, e Piero Angela fanno da moltissimo tempo, come si fa in Italia e in altri paesi con grande successo, insomma. Quindi penso, insomma, al successo straordinario anche di libri come quello di Carlo Rovelli, cioè non è affatto scontato che difficile o complesso significhi di per sé non interessante o impossibile da comunicare. Bisogna saperlo fare, evidentemente. Tra l'altro sono fenomeni che, se andiamo a guardare bene, sono nati tantissimi anni fa, tantissimi decenni fa, mentre parlavi chiaramente del successo di Piero Angela,
che è stato ripetuto per decenni e quindi trova conferma nei numeri, mi viene in mente Carl Sagan, uno dei grandi divulgatori Ah, beh, americani che ha certo. portato la scienza e l'astrofisica nella TV Certo. americana. Senti tu, Massimiliano, sei un attentissimo osservatore internazionale anche di questi fenomeni. Peraltro potremmo dire che la scienza e la tecnologia stanno diventando sempre più argomento politico, anzi utilizzato anche, potremmo dire, dalla politica per prendere la scena. Mi viene in mente, proprio recentemente abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentare in diretta le prime immagini dell'universo prese dal James Webb Space Telescope. Erano argomenti che venivano utilizzati dai grandi politici, ricordiamolo, nella guerra fredda per dimostrare la supremazia del proprio paese. Quindi, secondo te, stiamo tornando un po' a questo elemento, il fatto che la tecnologia, la scienza diventino anche uno strumento politico per dimostrare la propria, capacità di prevalere a livello geopolitico? Sì, da un lato è possibile anche questo, no? In questi giorni, per esempio, si parla, tu sarai più informato di me, di questa intenzione di abbandonare i progetti spaziali internazionali da parte della Russia. Però c'è anche un elemento, come dire, in cui la scienza diventa una risorsa comunicativa in senso lato, no? Una sorta di bene rifugio per la politica in tempi difficili, no? Oggi che qualunque decisione, qualunque mossa politica è contestata o contestabile, almeno le immagini del telescopio spaziale sono qualcosa che mette d'accordo tutti. Peraltro, ricordo che quando fu lanciato Hubble alla metà degli anni 90, no? Che all'epoca era l'oggetto più costoso mai costruito dagli esseri umani, invece negli Stati Uniti ci fu una grandissima polemica sul fatto, sull'opportunità di investire così tante risorse, dello Stato federale in questo tipo di attività polemiche che poi furono alimentate dal fatto che inizialmente non funzionava neanche tanto bene. Quindi, diciamo, invece in questo caso mi sembra che non ci sia stato questo tipo di. Quindi segno che sia la politica che i media che il pubblico avevano bisogno forse di una boccata d'ossigeno e speriamo che l'abbiano trovata in queste immagini straordinarie. In effetti oggi lo abbiamo dimenticato, ma ricordiamo che negli anni 60 anche la stessa missione Apollo per raggiungere la Luna fu oggetto di scontro sociale negli Stati Uniti perché si diceva appunto l'uomo bianco va sulla Luna, questo era uno degli slogan utilizzati anche in piazza, mentre i nostri figli di colore non possono neanche andare a scuola. Insomma, quindi ricordiamo che c'è sempre stato anche questo elemento. Laddove ci sono grandissimi investimenti, quale che sia l'obiettivo, poi a seconda del momento di tensione a livello sociale ci può essere pure un'argomentazione che viene utilizzata da questo punto di vista. Senti, l'ultimo punto che volevo affrontare con te, perché abbiamo parlato di scienza e politica, la stessa tematica credo che emerga tra scienza e finanza, perché sempre di più stiamo vedendo che la finanza vuole essere anche in qualche maniera indirizzata dalla scienza. Sappiamo che gli investitori stanno diventando sempre più maturi, anche i grandissimi fondi internazionali hanno detto noi vogliamo investire e dobbiamo investire per i nostri investitori verso il green. Quindi probabilmente andiamo, lo speriamo, verso una stagione in cui la scienza e la tecnologia diventeranno sempre più l'ingrediente fondamentale anche della finanza e degli investimenti. Bah, io non sono un esperto di finanza naturalmente, però io penso che sia sicuramente, diciamo, una strada ormai chiara e obbligata da parte del business, della finanza, quella della sostenibilità e per avere soluzioni sostenibili, naturalmente la ricerca e l'innovazione sono fondamentali. Naturalmente poi. Ecco, non dimentichiamoci mai che c'è l'innovazione buona e quella meno buona, e c'è la ricerca, diciamo, buona e quella meno buona. Cioè, non è che purché sia ricerca, diciamo, tutto ha lo stesso valore, no? E sappiamo
In questo senso, diciamo, è il compito forse un po' più arduo da parte della politica, nel senso che la politica può fare delle scelte di merito e di indirizzo, però noi sappiamo che storicamente la scienza si è sempre autovalutata, no? Come attraverso la peer review. Quindi è chiaro che la concatenazione di questi due elementi può essere efficace, ma può essere anche problematica, no? Da un lato, ripeto, stabilire la priorità, dall'altro lato stabilire quale sia il modo migliore o più efficace di raggiungere queste priorità. Chiudiamo con una battuta su giocare a dadi col mondo. Com'è che è capitato che Albert Einstein sia diventato un investigatore? Ma per me è stato naturale, nel senso che avevo in mente questa storia ambientata all'Accademia delle Scienze tra i premi Nobel che ho studiato per 20 anni, come hai ricordato, e quindi essendo poi una storia di fatto poliziesca, mi è sembrato naturale scegliere come investigatore uno scienziato con due caratteristiche, uno, diciamo, una riconosciute capacità intellettuali fuori dal comune e due, una forte riconoscibilità da parte del pubblico, nel senso che immediatamente, insomma, uno appena inizia il libro si immagina subito Einstein e io ho cercato, usando tutta una serie di materiali originali su di lui, di tratteggiarlo non solo come scienziato, perché questo è ampiamente noto, ma anche nella sua umanità e nelle sue debolezze, nelle sue qualità, l'ironia, no, le battute di spirito, anche una certa leggerezza, la passione per la musica, e quindi mi sembrava, poi diranno le lettrici e i lettori se ci sono riuscito, mi sembrava la figura ideale. Senza dimenticare che poi appunto c'è un parallelo, soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi, tra l'investigazione scientifica e quella poliziesca. La stessa figura di Sherlock Holmes, Conan Doyle, la modellò su quella di un grande fisiologo che lui aveva frequentato, no? Quindi c'è sicuramente ci sono forti assonanze e analogie tra la ricerca della verità scientifica e quella della verità investigativa. Naturalmente, ripeto, il mio è un divertimento che non ha pretese particolari se non quello di intrattenere i lettori, di fargli venire qualche domanda e magari qualche curiosità di approfondire il premio Nobel e alcuni degli scienziati che ne sono stati protagonisti. In effetti, insieme a pochi altri, mi vengono in mente Edison piuttosto che Tesla, Albert Einstein è anche uno scienziato iconico, insomma, basta l'immagine per essere riconosciuto da tutti quanti, fa parte ormai della cultura, potremmo dire, popolare nel senso positivo del termine. Allora, grazie per averci seguito in questo appuntamento per gli obiettivi dell'ONU, noi ringraziamo in particolare Massimiliano Bucchi, il professor Bucchi, per essere stato con noi. Grazie. E continuate a seguirci.